Professor Pier Giorgio Righetti. Il maestro e Margherita è il capolavoro di Mikhail Bulgakov, uno scrittore russo che scrisse questo romanzo, che è stato classificato tra i 100 romanzi da salvare del secolo scorso, quindi tra milioni di romanzi pubblicati. Una prima versione fu scritta e terminata nel 1930, ma l'autore la bruciò, dopodiché riniziò a scriverla e continuò a scriverla fino al momento della morte, che avvenne nel 1940. Negli ultimi 4 anni della sua vita, tra 1936 e 1940, fu costretto a letto da una grave malattia renale che poi lo portò alla morte. E in questi 4 anni continuò a riscrivere e a correggere quanto aveva scritto. Quando morì, il romanzo non fu pubblicato perché fu sequestrato da Stalin e dalla NKVD. E infatti fu pubblicato nel 1968, quindi ben 28 anni dopo la sua morte, e comunque ebbe un successo strepitoso. Questo romanzo racconta due storie parallele, una storia che avviene negli anni 30 a Mosca e 2000 anni prima la storia di Gesù Cristo e Ponzio Pilato a Gerusalemme. Quindi c'è, diciamo, il processo a Cristo di 2000 anni prima e c'è in un certo senso il processo all'ateismo di Mosca, imperante negli anni 30 sotto il comunismo. L'idea di Bulgakov fu geniale, disse: se in questa nazione non c'è più religione, tanto vale che Mosca e la Russia sia colonizzata dai demoni. Infatti i personaggi principali di questo romanzo sono Votan, che è Satana, è il nome di Satana, e il suo braccio destro, che si chiama Bimot, un gatto nero alto 2 metri che beve vodka a fiumi e va in giro con una Colt 45 a sparare alla gente. Quindi questo è l'ambiente del romanzo. Allora noi ci siamo chiesti, assieme a un amico israeliano che però è di origine russa, ci siamo chiesti se in questi 4 anni di sofferenza a letto, nonostante le atroci sofferenze di questa malattia renale, se l'autore era riuscito a scrivere questo romanzo, probabilmente aveva preso dei farmaci che attenuassero il dolore, farmaco tipico la morfina. Allora siamo andati a Mosca, abbiamo ottenuto 10 pagine tra le 127 del manoscritto originale che sono state salvate e si trovano negli archivi moscoviti anche presso collezionisti privati. Abbiamo cosparso delle resine sui margini di queste pagine del manoscritto originale e, deluendo quanto era stato catturato dalle resine e analizzandolo, abbiamo scoperto che nei margini c'erano abbondanti tracce di morfina, che abbiamo quantizzato proprio in termini di nanogrammi per millimetro quadrato e via così. Addirittura in una pagina abbiamo trovato un'impronta digitale del pollice fatta con residui di morfina sul pollice. Successivamente, siccome era stata contestata il fatto che queste impronte lasciate sul manoscritto fossero state lasciate dagli agenti della polizia segreta di Stalin, siamo tornati e abbiamo rianalizzato altre 10 pagine con metodiche che ci permettevano di catturare non più piccoli metaboliti come la morfina, ma proteine e peptidi. Abbiamo eluito il materiale, l'abbiamo analizzato e abbiamo scoperto che abbiamo identificato 30 proteine diverse, di cui 3 proteine presenti in abbondanza e sono dei marcatori di patologie renali. Quindi questo ci dà la garanzia che queste impronte lasciate, queste tracce di vita, diciamo così, lasciate sui margini di queste pagine del manoscritto originale, siano originali di Mikhail Bulgakov e non di persone estranee. E con questo credo che abbiamo in un certo senso risuscitato questa storia, che invito chi non l'ha letto a leggere, perché è veramente un romanzo straordinario.